Buongiorno. Sono un attimo, ho un problema con la diretta di Facebook. Ok. Eccoci qua. Buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi è martedì 20 marzo, sono le 7:30. Analisi live intraday con il rilascio dei livelli di chiave di prezzi ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Come sempre partiamo dal disclaimer: gli investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pisino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Calendario macroeconomico. Abbiamo avuto questa notte le minute per quanto riguarda l'australiano, quindi il verbale dell'unione dell'incontro sulle decisioni di politica monetaria. E sarà una giornata particolare perché è una giornata sostanzialmente priva di news, cosa davvero strana perché normalmente le news la fanno da padrone e massacrano tutti i giorni le nostre analisi con veramente dei capovolgimenti di fronte che rasentano il fastidioso. Quest'oggi abbiamo solo le 10:30 l'indice dei prezzi al consumo per quanto riguarda il Regno Unito e alle 11 la rilevazione zero del sentimento sull'economia tedesca, due dati che normalmente muovono parecchio, dopodiché boh, non abbiamo assolutamente più nessun tipo di news a romperci, diciamo, le scatole. Quindi dovrebbe essere una giornata tutto sommato tranquilla e serena per poter lavorare. Finalmente anche su Facebook sono riuscito a sistemare l'analisi che non andava. Per quanto riguarda euro-dollaro, direi che siamo su un livello interessante, lo 0,9512 per andare a cercare un'indicazione. È un'occasione ribassista. Buongiorno intanto al Franco, all'Agostino e al Tiziano. Buongiorno Paolo, ieri 40 pip, poi short su euro-dollaro. E per quanto riguarda invece un possibile rialzo, beh, il livello è subito quello successivo, quindi qui siamo veramente stretti, che potrebbe essere lo 0,9522. Riguarda ero su USDCHF, porca miseria, ma sarò fuso. Per quanto riguarda euro-dollaro, mi sembrava un valore zero, ho detto boh, però. Allora, per quanto riguarda l'opportunità euro-dollaro di andare alla ricerca di operazioni al rialzo, il livello è 1,2351 naturalmente, e invece per quanto riguarda operazioni al ribasso sarà l'1,2329. Questo era il livello che mi ero dato da un punto di vista ciclico per poter prendere poi operazioni a ribasso. Vediamo che cosa succederà. GBP USD. Stamattina la MetaTrader, qualsiasi indicatore vada a mettere, non lo riconosce, è impazzita completamente. Completamente impazzita. Boh. Neanche una media mobile, se ho provato a tirare, mi diceva che non esisteva. 1,40 e 49, forse è ora di reinstallarlo. 1,40 e 49 è un buon livello dove andare a cercare operazioni a rialzo per quanto riguarda GBP USD, invece operazioni a ribasso devo andare a cercare con la rottura eventualmente di 1,40 e 17, per la quale si possono andare a cercare occasioni al ribasso. Ah, su USD Yen intendi, perfetto. Noi abbiamo preso solo lo short su USD Yen. Per quanto riguarda invece, eccoci qua, 106,35 per appunto USD Yen, un buon livello dove poter andare a cercare delle occasioni al rialzo. Invece le occasioni al ribasso andare a cercare con la rottura di 106,21 euro GBP. Scivolone ieri sulla forza disumana che ha avuto la sterlina per tutto il sacrosanto giorno. Rimane comunque 0,8787 il livello più probabile per 0,87 e 81.
0,78 e 87 il livello più probabile per andare a cercare operatività nella mattinata, quindi per un ribasso, il rialzo invece che andrei a valutare esclusivamente perfetto, con la rottura di 0,88 e 0,3, quindi sopra questo livello si possono andare a cercare occasioni al rialzo. Per quanto riguarda il DAX, siamo sull'envelope a un giorno. Adesso devo capire perché qui non funziona più niente. Un po'. Sì, direi che è intelligente aspettare la rottura di 12.274,3, dove andare a cercare delle occasioni al rialzo, invece occasioni al ribasso le potremo andare già a cercare con la rottura del livello di supporto di 12.224,8 o 7. Mi raccomando, il DAX in caso di apertura con gap, anche se negli ultimi giorni e non ha aperto con dei gap importanti, anzi addirittura ha passato giornate senza gap, quindi aspettate eventualmente un ritracciamento prima di andare a cercare delle occasioni. Per quanto riguarda il gold, invece, per quanto riguarda il gold, 1317,13, ottimo livello dove poter cercare occasione al rialzo, occasione al ribasso e andare a cercare con la rottura di 1314,58. Dovrebbe andare a testare l'envelope superiore, quindi per me il gold è più rialzista che ribassista. Infine andiamo a vedere il crude oil. Bon, crude oil ha deciso questa notte alle 4 di volare via. Qui c'è la linea che ha dei problemi perché vedo che su YouTube gira cioè carica il video. 62,86, vedete che il prezzo si è andato a inchiodare proprio su questo livello, quindi 62,86 è un buon livello interessante, deve andare a cercare delle occasioni al rialzo, e invece 62,34 è un buon livello, deve andare a cercare occasioni al ribasso, mi dà l'idea di essere fermo. Un po', ma oh no, ok, funziona. Perfetto. Scusate per gli inconvenienti tecnici, vi do appuntamento come sempre domani mattina alle 7:30. Auguro a tutti quanti voi una buona giornata di trading e se vi va, se vi è piaciuta l'analisi, condividetela sui social che mi fate davvero un grandissimo regalo. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao!